Io faccio schifo a Rhythm Game, quindi farò schifo anche a questo, nonostante abbia già comunque fatto qualche partita, ma faccio schifo. Quindi prendete il video per quello che è, Andralink che fa schifo a un videogioco, cosa nuova, mai vista prima. Benvenuti su Friday Night Funkin' per Yo-Kai Watch. Come sentite in sottofondo c'è questa musica di Yo-Kai Watch, la intro di Yo-Kai Watch che si ripete all'infinito. E ho già fatto qualche partita, infatti si vede anche lo score, ma non mi sembra ci siano differenze tra facile, normale e difficile, tant'è che ho fatto più punti su normale che non su facile, per farvi capire quanto secondo me non conti nulla. Però la faccio difficile per appunto avere prova che non ci siano differenze. Ora, lo sfondo è uno sfondo nero, non posso metterne un altro. Perché dovrei fare un ritaglio generale e sinceramente è un po' una chiavica. Allora, praticamente qua Whisper si introduce e fa: guarda, io sono Whisper, sono a tuo servizio, sono uno yokai, quella cosa che voi chiamate spettro, fantasma e quant'altro. E un monaco 190 anni fa mi ha rinchiuso dentro questa gacha. E avevate le gacha a quel tempo? Sì, comunque a quanto pare ce l'avevano. Ad ogni modo, noi siamo boyfriend. E lei è girlfriend, la nostra ragazza. Perché appunto questi personaggi vengono dal gioco Friday Night Funkin'. Gran bel gioco per quanto riguarda il rhythm game. Musica abbastanza carina, abbastanza catchy per quanto mi riguarda. Mi è piaciuto parecchio provarlo. Bisogna giocare con le frecce direzionali della tastiera. E per ora è abbastanza uguale a normale la difficoltà. Mi pare sempre quella. Sì, la difficoltà è quella. La difficoltà è sempre la stessa, sì. Non cambia niente. Questo è hard, eh. Secondo me l'hanno fatto giusto così, tanto per farlo. Mi sa che non ho messo il ghost tapping. Quindi se premo quando non ci sono note perdo punti. Comunque è bella, eh. Vabbè. 18 missis, vabbè dai. Non funzionano le dita, tranquilli, quella è una cosa normale. Dovrebbe essere quasi finita ormai. Me la ricordo a normale e a facile è uguale, non cambia assolutamente nulla, anzi, ho fatto più punti su hard che non su easy e normal, cioè, è assurdo. Quindi non cambia letteralmente nulla. Facciamo un po'. Allora, questa è già difficile per conto suo, ok? Quella della tribù Charming è difficile per fatti suoi. Quindi, qua vediamo G-Banyan, usiamo il nostro Yo-Kai Watch per scoprirlo. Questa è velocissima. Cioè, ce n'è una ancora più difficile, ancora più veloce. Allora, pare che sto registrando stavolta e va tutto quanto bene, quindi non dovrebbero esserci problemi. L'altra volta laggava da far schifo. Meno schifo dell'altra volta, perché voi non avete visto l'attempt dell'altra volta. Molto meglio dell'altra volta. Non me l'ha presa quella, non so perché.
Vabbè. L'ho finita a culo proprio perché... Allora, un altro paio di note che sbagliavo e perdevo. Adesso la canzone è finita. Mamma mia. Questa proprio di lusso mi è andata. Ok, quindi adesso possiamo vederlo. E apparentemente noi facciamo arrabbiare talmente tanto G-Banyan che ci vuole sfidare un'altra volta. Si sa perché. Ecco, ho perso. L'avevo premuto bene, come uno scemo ho lasciato. Perché ho lasciato? Ho premuto, avete visto anche voi che ho premuto, no? Lascia da solo. Dai, che palle. Non so, mi deconcentro, non lo so perché. La demenza. Vabbè, sì. Ma qua tanto non riuscirei mai a farlo quello. Potrei anche esercitarmi giornate intere e non riuscire comunque a farlo. Lo lascio, questa volta l'ho lasciato io. Dovrei rimettere ghost tapping, devo rimettere. Mi fa sbagliare solo di più senza ghost tapping. Devo rimettere ghost tapping. Però 100 miss. Quindi è un record comunque. 100 miss, dai. Precisi. Precisi è un record, no? Allora faccio un free play. Facciamo swears, è normale, dai. Vediamo come esce. Per 1000 giravolte facciamo. Questa fai pure bella comunque di Koma-san, eh. Questa è molto carina. Me le ha lasciate, me le ha lasciate. Io ho premuto, me le ha lasciate. Molto carina questa. Molto carina. Ah, Charming American è bella. For Naughty Brats. Non mi ricordo qual è, però faccio Charming American come ultima. Ecco, questa è la lotta contro Homebrew, eh. Senti la sintetica come parte? Cosa dovrei fare? Ecco, prendere le palle blu, ecco. Ad ogni modo, adesso sta giocando il bot. Io vi ringrazio per aver seguito il video. Vi lascio con questa canzone. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo al prossimo video. Bye bye.